Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di quelli che sono i powerline. Ma cosa sono i powerline? La funzione dei powerline è semplice ed è quella di portare una connessione a internet in una zona precedentemente non coperta dalla stessa. Come? Sfruttando la vostra corrente elettrica. Per fare ciò esistono anche altri metodi, come per esempio i ripetitori della linea Wi-Fi, ma molto spesso risultano instabili e poco affidabili. Utilizzando i powerline possiamo andare a collegare al nostro router principale un secondo router a cascata senza dover effettuare buchi o avere fili volanti sparsi per la casa. Il prodotto si trova su Amazon intorno alle 39 euro, e quello che andrò ad utilizzare io è un TP-Link AV600 MB, solo plugin, perché ne esistono due versioni: il plugin che va ad utilizzare solamente la linea Ethernet e il plugin e Wi-Fi che sfrutta due tipi di connessione, sia la connessione Wi-Fi e sia la connessione Ethernet. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con il nostro video. Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace. Andiamo ad aprirlo. All'interno della confezione troviamo il manuale di installazione rapida, ben due cavi Ethernet e due dispositivi. Questi sono due dispositivi con i due cavi Ethernet. La prima cosa da fare è inserire il nostro powerline in corrente. Successivamente dobbiamo collegare il cavetto Ethernet all'interno del powerline. Come seconda cosa dovremo andare a collegare il nostro cavetto Ethernet all'interno della porta LAN dietro al modem. Vi consiglio di utilizzare una multipresa a muro o una presa elettrica normale. Con le ciabatte il nostro powerline non funzionerà. Una volta collegato al modem, l'unica cosa che dovremo fare è premere il pulsante pair e dentro 2 minuti andare a collegare l'altro powerline alla seconda presa di corrente. Collegato il secondo powerline, l'unica cosa da fare è premere il pulsante pair. Adesso non dobbiamo far altro che collegare il nostro router secondario al powerline. Prendiamo il cavetto Ethernet, lo colleghiamo dietro al powerline e l'uscita Ethernet la mettiamo all'interno della rete WAN. Ora l'unica cosa che ci resta da fare è collegarci al nostro router secondario tramite Wi-Fi, aprire il nostro browser internet e andare all'indirizzo IP del modem, che in questo caso è 192.168.0.1. Inseriamo una password. Se il modem è nuovo bisogna fare la configurazione, ma in ogni caso la dovete fare sempre, quindi ripristinate le impostazioni di fabbrica. Se nella lista di Internet Service Provider andremo a selezionare la nostra rete internet, in questo caso c'è una fibra Wind 3, diciamo avanti, automaticamente inserirà la password del nome utente della nostra rete, facciamo avanti. Qui possiamo modificare le impostazioni wireless, ma le lasciamo uguali, così creiamo due reti separate con due accessi separati. Nel caso volete potete mettere stesso nome della rete e stessa password del router principale. Schippiamo tutto e siamo connessi a internet.
Ora andremo a fare uno speed test veloce. Vi ricordo che se volete acquistare anche voi sia il router che il powerline, vi lascio tutti i link in descrizione. E anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace sotto al video, iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i miei social network. Ci vediamo in un prossimo video.